E buongiorno mondo, sono le 9:20, fa già un caldo assurdo, noi abbiamo fatto colazione al bar e stiamo andando un po' in spiaggia con l'ombrellone per provare a proteggerci un po' da questo soleone o le ciabatte che cigolano. E la nostra mezza giornata di spiaggia ce la siamo fatta, adesso inizia a fare veramente caldo, è 1:30, andiamo a mangiare qualcosa o al bar o di gastronomia, rosticceria, vediamo adesso cosa ci ispira. E boh, poi andiamo a bere un caffè ancora con la Roby, Dani e Mauro e vediamo cosa fare. Stasera ci sposteremo a Bianco, penso, sì, penso di sì, andiamo in campeggio. Andiamo, sempre con le mie ciabattine cigolanti. Nick, 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 nick. Mangiare abbiamo mangiato, il caffè a casa va da là, ce lo siamo presi. Adesso siamo tornati qua in spiaggia a Condofuri, il cielo è un po' velato, ma meglio così perché almeno non fa caldissimo e non apriamo neanche l'ombrellone. Aspettiamo che tornino la Roby e Daniele da Reggio, che sono andati a fare delle commissioni, così li salutiamo e poi ci spostiamo. Intanto ci facciamo un bagnettino, l'ultimo di Condofuri, e poi ci spostiamo a Bianco. Piace Condofuri? Sì, molto. Un sacco di parole. Già ho parlato. Bye bye! Ciao! One hour later. Abbiamo lasciato Condofuri ai nostri amici con la lacrimuccia, ci siamo abbracciati e salutati e speriamo che non passino altri 11 anni prima di rivederci. Siamo arrivati a Bianco, allo Ionio Blu che tutti consigliavano, ma questa è la piazzola che ci è stata assegnata. Non siamo molto felici, adesso speriamo che sia solo un'idea generale, ma sembra tutto un po' trascurato e poco piacevole, ma già solo il fatto che per terra sia così che quasi non si riesce neanche a piantare il tendalino, visto che il nostro è vecchio stampo di quelli che devi ancora picchettare. La sera è triste, adesso andiamo a vedere i bagni, meno male che ci siamo presi una fantastica pasta al forno della Conad e stasera ceniamo con quella lì e domani andiamo a vedere il paese com'è. Vi facciamo sapere dopo, andiamo a vedere i bagni e fare una pipì. Stai andando in carcere o in spiaggia? In carcere. Cos'hai combinato così grave? The next morning. E buongiorno mondo, ci siamo svegliati, abbiamo pensato di non far colazione al camper e forse è stato un erroraggio. Perché? Perché il bar dell'area sosta è chiuso a quest'ora, sono le 8:30 passate, abbondanti. Abbiamo provato a venire al bar della piscina, ma ci sono le colazioni solo per quelli del camping che affittano i bungalow, le casette. E ci hanno detto che se vogliamo far colazione dobbiamo andare fuori dal campeggio. Robe da matti. E io sto battendo il mal di schiena in maniera assurda, che non mi permette nemmeno di camminare. Per la gioia della Simo, lei è felice del mio dolore solo perché così non la porto a far visite, camminate, chilometri a piedi,
e le faremo fare solo spiaggia come vuole lei, sperando di non dover chiamare il carattrezzi per farmi tirare su dalla stuoia. Va bene, andiamo alla ricerca di un bar per la colazione, se no lei, come al solito, mi muzzi. Campeggio con bar molto comodo, bisogna camminare qua sulla statale ionica. Vero, costa poco, ma i servizi per ora non ci stanno soddisfacendo. Vabbè, vediamo. Sembriamo dei lamentini oggi, sarà il mio mal di schiena, mi fa diventare un po' più noioso, ma comunque così non è piacevole. Cammina Simo sulla statale ionica, cammina. Com'è questo cornetto del sud? Pieno. Almeno questo. Questo vale doppio. Quindi pranzo non pranzi? No. Non c'è neanche. Spiaggia di bianco, anche qui molto bella, quasi tutta libera. Mare stupendo, quello di Condofuri un po' meglio, perché quello di Condofuri secondo me era più pulito, più calmo, ma quello dipende dalla giornata di vento che oggi tira abbastanza forte. Guardate anche lo ombrellone come sta patendo. E niente, è passata adesso la mezza e stiamo decidendo cosa fare, perché è ancora troppo caldo per andare sul camper. Ci godiamo ancora un po' di questa arietta fresca sotto l'ombrellone, forse andiamo laggiù al chiosco a berci lei una brasilena e io una birretta, perché anche se fa caldo ho voglia di una birretta fresca. E niente, l'aggiornamento è questo. Quest'anno le ferie vanno così, molto più rilassate rispetto al mio classico solito tarantolato giappino. Vi annoiate? No, dai. Many tic tacs later. Alla fine abbiamo deciso di non tornare al camper a mangiarci i nostri pomodori e la nostra provola, ma siamo andati a un alimentare. Ci siamo fatti fare due paninoni, lei col salame, io col capocollo e la provola silana, 2 litri d'acqua fresca che adesso travasiamo nella borraccia e mangiamo, solo che non abbiamo trovato una panchina fresca all'ombra, lungo di bianco, tutto al sole e zero panchine, almeno nella zona dove siamo noi. Quindi saluti dell'aiuola come i barbonazzi. Ore 15:23, ci siamo appena dati una rinfrescata perché siamo tornati al campeggio, siamo andati a fare una lavatrice tra 29 minuti, anzi molto meno perché l'abbiamo fatta partire da un po'. Andiamo a stendere i panni, nel frattempo ci siamo messi qua sotto quest'ulivo perché la nostra area è quella lì dove vedete il buffo ed è una delle tante senza neanche un filo d'ombra. Non ho potuto montare il tendalino ieri perché abbiamo provato, ma i picchetti su questo fondo tutto di pietra era quasi impossibile picchettare. E niente, dobbiamo sfruttare l'ombra di questa piazzola vuota. Non siamo mai fortunati nell'assegnazione delle piazzole, Simo? Mai, proprio mai, neanche del campeggio stavolta. Sì, non è contenta del campeggio, ma questo ve l'abbiamo già detto. E tanto domani ci spostiamo alle Castelle, speriamo che consiglio dei D&D sia positivo. E basta, ho caldo. Leggiamo un po', aspettiamo che finisca la lavatrice, andiamo a stendere e forse torniamo in spiaggia più tardi, perché adesso si cuoce. Hai voluto andare in Calabria? Hai voluto andare al mare? E ti becchi il caldo. Thank you.
siamo docciati, profumati, abbiamo messo i vestiti lavati oggi freschi di bucato e adesso andiamo a vedere se la pizzeria del campeggio ci fa un paio di pizze o da sport o da mangiare lì. Adesso valutiamo in base ai posti se era da prenotare o non da prenotare. Vediamo, perché non abbiamo voglia di mangiare quello che abbiamo in campo, vogliamo stare un po' tranquillucci. E tranquillucci, si dice tranquillucci, tranquillini, tranquillanti, quindi tranquilloni. Andiamo di là, dove questa mattina non ci hanno fatto la colazione perché era tutto spento e tutto chiuso. Anche adesso stai facendo fatica anche a mangiare? No, volevo sapere se hai tirato adesso un pezzo o dopo. Allora tu mangia, pizza arrivate. Buon appetito. Salute. Grazie. Vi faccio il video dall'interno del camper perché queste cose non potevo dirle fuori in presenza di tutti gli altri utenti del campeggio. Perché volevo dirvi che abbiamo mangiato una delle peggiori pizze della nostra vita, ma è un gran peccato perché gli ingredienti in sé erano anche buoni. Io ho preso una diavola, perciò salamino piccante e anduia, che non devo stare neanche a dirvelo, qui in Calabria è ottima, è roba loro. Quindi la Simo ha preso una casereccia con i peperoni, la salsiccia, e anche quelli erano molto buoni. Peccato che l'impasto fosse veramente da zero proprio, biscottatissimo, faticosissimo da mangiare, roba che c'ho ancora male alle mandibole, roba che no, sembra che in questi giorni siamo pronti a lamentarci per qualsiasi cosa, ma non è così, sta andando un po' proprio maluccio qui in questo campeggio, ma recupereremo. E adesso buonanotte, andiamo a dormire. La Simo, vedete, il letto è già pronto, lei è già su, che legge su Kindle, mentre io dico i miei sproloqui dovuti ai litri di amaro che abbiamo bevuto per farci scendere quella pizza. Buonanotte.